Siamo a San Basilio, quartiere della periferia romana, in uno stabile costruito e occupato perché abbandonato per anni, all'Assemblea Nazionale di Asia USB, a difesa degli inquilini e degli abitanti. Che cosa stiamo facendo? Stiamo mettendo un po' insieme tutte quelle realtà legate al problema dell'emergenza abitativa e che cercano di andare a recuperare la casa e il diritto all'abitare come un diritto appunto e non più un privilegio. Quindi ci sono testimonianze da parte di giornalisti, di urbanisti, del sindacato Asia, delle lotte legali che stanno facendo e del Movimento 5 Stelle per le lotte politiche che sempre legate al diritto alla casa stiamo conducendo a tutti i livelli istituzionali, Parlamento, Regione e Comune. Molti di questi interventi serviranno poi a creare quella che sarà la roadmap futura che ci porterà, speriamo, ad avere un sindaco 5 Stelle che finalmente affronti a Roma quello che è diventato un privilegio e che invece deve tornare a essere un diritto per tutti, cioè il diritto all'abitare. Perché abbiamo fatto l'assemblea qui? Perché noi vorremmo dire nel titolo dell'assemblea il diritto all'abitare molto più di un tetto sulla testa, perché credo che oltre al concetto di difendere il diritto alla casa e poi spiegare la situazione da cui partiamo con i dati che poi abbiamo scritto, però poi ripeteremo, cercheremo di ripetere brevemente, l'abbiamo fatto qui a San Basilio e proprio perché rappresenta quello che noi vorremmo dire con questo slogan, cioè che preparare la casa, affrontare lo sviluppo dell'edilizia pubblica significa anche risanare la città, ricucirla. L'abbiamo fatta in un posto dove è stato costruito con anche qualche problema urbanistico questo cattedrale lasciato abbandonare da anni, a ridosso di quel mostro che avete visto qui, che è una delle porte d'accesso alla città e che è abbandonata a se stesso, siccome si usa spesse volte l'emergenza abitativa per dire che bisogna costruire nuove case, poi queste case vengono costruite e lasciate chiuse, e poi ne parleremo. E a questo punto il ragionamento che ho oggi, questo è il tema, per questo c'è Antonello, Antonello Soggia che è urbanista, proprio perché questo ragionamento della richiesta dell'intervento pubblico che ricucisca, risani la nostra città e che soprattutto risolva la questione sociale della carenza abitativa dentro questo ragionamento, quindi la funzione di interesse pubblico. Ecco, basterebbe aver alzato gli occhi dalla macchina dalla metropolitana che ci ha portato fino a qua dal finestrino e vedere che sono fatte le case in Italia. Beh, il 44% delle case costruite in Italia hanno più di 50 anni e questo è il dato fondamentale. E quindi sono case che sono in sofferenza e bisogna dire che solo il 19% delle case costruite in Italia sono state costruite in meno di 20 anni. Ecco, la cosa interessante è che incrociando questi dati con i dati che dà D'Angelo vediamo che di questo 19% 2 milioni e 700 mila, quando Angelo dice quasi 3 milioni vuol dire 2 milioni e 700 mila case, sono case tenute sfitte e noi lo sappiamo bene perché sono tenute sfitte queste case, sono tenute sfitte non solo per non darle a chi ne ha diritto, ma perché sono carta, sono una casa di una scritta, non vieni sempre quelli che trafficano, il governo gli ha tolto l'ICI, sono case che possono hanno un valore, perché hanno un valore economico, che questa la società, la proprietà le può scontare in banca e può portare questo suo valore nel famoso sistema finanziario. Esiste nel nostro paese, in questo patrimonio del 44% di case costruite in via che stanno deperendo, diciamo dal punto di vista fisico, un proprietario, ben 8 milioni di queste case sono dal punto di vista della manutenzione in stato comatoso, cioè non è che stanno soltanto, sono talmente malmesse, come dire, per capirsi che pure facendo un intervento, anche mettere un tassello chimico per mettere il punteggio,
Potrebbe, bisogna fare uno studio prima, bisognerebbe fare uno studio prima per capire se regge anche la cosa. Ecco, questo è lo stato del nostro paese. Quindi in realtà, siccome non è, quando noi ci sentiamo parlare della rigenerazione urbana, è che in realtà forse nel nostro paese sarebbe il caso di cambiare un po' questo slogan e farlo diventare rigenerazione territoriale. Credo che sia una truffa 10 volte più forte quella che hanno subito gli enti previdenziali privatizzati, e voglio toccare quella degli enti per un motivo particolare, perché questo paese è un paese di truffatori, e lo voglio dire ad alta voce, perché in realtà quando capitano questi meccanismi tipo quelli degli enti, nel caso di Pianedizione una parte dei soldi viene data alla società per costruire in edilizia agevolata, nel caso degli enti previdenziali tutto l'immobile è stato costruito con denaro pubblico, è stato costruito con denaro pubblico nell'inerzia assoluta delle istituzioni. Quegli immobili sono stati costruiti negli anni 60, 70, 80, sono stati dati con l'emergenza abitativa, quindi la stessa finalità che oggi ha l'edilizia agevolata a Roma, quindi non avevano una finalità diversa da quella dell'edilizia agevolata all'edilizia convenzionale. E gli inquilini degli enti previdenziali privatizzati, poi andremo ai piani di zona che sono ancora più attuali, ma sembra, e non vorrei dimenticare gli enti previdenziali, quindi Enasarco, Empaia, Cassa Ragionieri, Cassa Nattoriate, quelli che conosco un po' di più. Enasarco fanno un accordo, e lo dico e lo ribadisco e chiederò poi a Roberta, come lo faccio sistematicamente tutte le volte, un intervento su questa cosa prima dei piani di zona, perché se i piani di zona hanno dimostrato la truffa, gli enti previdenziali hanno dimostrato che questo paese è marcio, e quando è marcia qualcosa va estirpata, perché facendo così e dando il significato giusto a quel meccanismo forse si risolve qualcosa. Io vorrei dare anche delle risposte e cercare delle soluzioni concrete. Quelli degli enti previdenziali privatizzati che si sono viste le dismissioni in blocco e si sono viste nell'impossibilità, perché oggi sessantenni, settantenni, ottantenni o alcuni non hanno avuto neanche la fortuna di poterla comprare quella casa, avrebbero diritto quantomeno a un aiuto, a quell'aiuto che permetta a quelle persone da parte della Regione Lazio e di utilizzare quello che diceva prima Sotgia o quello che diceva Angelo, i fondi GESCAL per aiutare anziché farlo per le banche, vedi Banca Etruria e vedi altri soggetti, farlo per la gente che in questo paese rappresenta la base solida, non fare i forti con i deboli e i deboli con i forti, perché questo aiuterebbe e permetterebbe a quella gente di acquistare quella casa, anche vincolandola all'emergenza abitativa, cosa che Roberta conosce, ne abbiamo parlato tante volte, da non far perdere a quelle case la finalità. Perché qual è l'altro meccanismo che ha fatto perdere forza agli enti previdenziali privatizzati? Il meccanismo delle rivendite degli alloggi, perché in questo paese qualcuno ha sempre pensato di essere un po' più furbo degli altri, ha cercato di comprare per rivendere, danneggiando quelle persone, quella gente che invece quella casa voleva abitarla e voleva viverla. E quello che sta accadendo oggi sull'edilizia agevolata non deve dimenticare i piani di zona e non deve dimenticare gli enti previdenziali, perché ancora Enasarco ha 7.000 alloggi, Empaia ha quasi tutti gli alloggi, Cassa Ragioniera ha venduto 7 case, Cassa Notariato ne ha vendute 2, quindi ancora siamo in tempo per dare giustizia a quella gente, perché io sono stanco sistematicamente di sentir dire, perché poi diventa difficile, e l'avete visto tutti i giorni che cosa succede, noi abbiamo una media di 20 sfratti al giorno, e lo dico da anni, ora siamo arrivati persino ad avere 20 sfratti al giorno con 50 poliziotti ad ogni sfratto, e mi chiedo, con tutti i problemi di sicurezza che abbiamo, con tutti i problemi di furti che abbiamo, di aumento delle violenze nelle città, hanno il problema principale ad andare a fare gli sfratti agli enti previdenziali o all'edilizia agevolata. Allora, mi chiedo e vi chiedo, io l'ho detto un anno e mezzo fa prima che capitasse la vicenda di Mafia Capitale, quando ci fu un convegno, se lo ricorderanno Angelo, Guido, Roberta, al Comune di Roma, era luglio del 2014, poco dopo abbiamo avuto uno scontro con una parte del PD che diceva
che era uscito l'articolo 5, ve lo ricorderete, che imponeva il distacco di tutte le utenze a chiunque, era stato fatto, secondo me, finalizzato alle occupazioni, non per altri motivi, era stato fatto per punire le occupazioni, quindi per staccare luce, acqua e qualsiasi utenza alle occupazioni. Quindi la grande legge Lupi, che gli dovrebbe dare il premio Nobel per la deficienza, perché allora dopodiché abbiamo avuto questo convegno a luglio dove si parlava di nuovo degli sfratti, si parlava di nuovo dei piani di zona, si parlava già dei piani di zona, si parlava ancora degli enti previdenziali. Sono passati 8 anni. Io credo che la gente abbia diritto ad avere un principio di giustizia, perché se si muove la politica, anche la magistratura, quella magistratura che continua ad essere forte con i deboli e deboli con i forti, forse muoverà il proprio fondo schiena e troverà delle soluzioni diverse, perché la politica in questa parte, in questo meccanismo storico che sta attraversando l'Italia, abbiamo bisogno di messaggi positivi. È giusto che quella gente degli enti previdenziali che per 40 anni quella di oggi li ha pagati ristrutturandoli, preoccupandosi di fare manutenzione, gliela supervalutati, oggi non subisca l'ennesima truffa da parte di questo Stato ladro, ma nell'io più profondo. Guardate che la vicenda dei piani di zona e la vicenda degli enti su Roma ha toccato la vicenda di Mafia Capitale. Quando i meccanismi sono sani, quando la parte sana, che è il cittadino, si muove con le giuste sinergie, con le giuste strutture, l'abbiamo visto con Angelo, con Asia, con USB, con Roberta Lombardi, con gli inquilini che non hanno fatto un passo indietro, e io continuo a ringraziare quelli di Empaia, che sono stati 130 e 130 non hanno fatto un passo indietro nei confronti di Empaia, che ci impediva persino la visione di quei documenti 6 anni fa di edilizia agevolata, perché è lì che nasce l'edilizia agevolata. Lo vorrei dire a quelli che non sanno com'è nata la vicenda delle denunce dell'edilizia agevolata, perché qualcuno, mi trovo spesso, e non lo dico in modo critico, mi trovo spesso con gli inquilini che mi dicono: oddio, mo vi preoccupate più dell'edilizia agevolata, vi siete dimenticati della Sarco, vi siete dimenticati di Empire. Nessuno si è dimenticato di nulla, nessuno si è dimenticato di nulla, perché lo dico per gli inquilini dei piani di zona e lo dico per gli inquilini degli enti. La vicenda degli enti previdenziali è il presupposto da cui scaturisce la denuncia dei piani di zona, perché io, sottoscritto con Fabrizio Poccobelli, che è lì, feci una richiesta d'accesso agli atti al 9° dipartimento, dove c'erano i soggetti, alcuni dei quali sono stati arrestati, per fare la richiesta d'accesso agli atti dell'edilizia agevolata di via di Grotta Perfetta, che era uno degli immobili che ricadeva in un piano di zona. Quindi quando si parla di casa, alla visione che abbiamo io, Angelo, parlo per me, posso parlare anche per Angelo, ma credo anche per Roberta, è generale, non è una battaglia tra poveri, è un problema. Quando io leggo il diritto all'abitare è qualcosa di più di un tetto sulla casa, il diritto all'abitare innanzitutto è qualcosa di più, certo, è un diritto che qualcuno molte volte dimentica. E quello che vi chiedo, lo so che molte volte ci sono battaglie che si vincono, situazioni che vanno avanti, situazioni che sembrano ferme, situazioni che vanno indietro, situazioni che non si muovono. Non dovete fare un passo indietro, perché avete potuto notare tutti gli inquilini che la politica marcia, il sistema marcio, quando trova un muro di cemento armato, ha paura della gente. Commotivo e facendo un bellissimo percorso di rete e di rafforzamento verso quella che è la tutela di un diritto. Io vorrei ricordare che la casa è un diritto e non è un privilegio come ci hanno abituato a pensare, e quindi vi chiedo di continuare a far crescere questa rete e continuare a dare concretezza a questo del diritto alla casa, che non sia più una chimera ma che diventi una realtà per tutti. Grazie. Grazie.